Che cosa si usa nel 2023 per fare fotografia in ambito professionale? O volendo scendere ancora più nello specifico, quale fotocamera bisognerebbe acquistare quest'anno per occuparsi di fotografia mantenendo un buon livello qualitativo ma senza svenarsi completamente? Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e come ormai sapete mi occupo di fotografia e videomaking. Sono infatti fotografo e videomaker da ormai diversi anni e oggi vado a parlarvi di quello che è il contenuto della mia borsa fotografica, del mio fotografico per l'anno in corso. Prima di cominciare vi ricordo che potete supportare questo canale con una serie di azioni gratuite, tra cui la più immediata è un bel like a questo video. Se state trovando dei contenuti interessanti sul mio canale, cosa che mi auguro fortemente, per cui andatevelo a spulciare, vi lascio anche in card dei video di capitoli passati. Se state trovando qualcosa di interessante vi invito anche a iscrivervi al canale attivando la campanella, così non vi perdete gli aggiornamenti. Vi ricordo anche che i miei video rispettano l'ambiente e sono completamente biodegradabili. Inoltre noi ci teniamo molto a essere green, per cui facciamo la differenziata. Nel momento in cui io vado a buttare via una vecchia lente fotografica, separo sempre il vetro dalla plastica. Oggi andrò a farvi vedere quello che io porto nel mio zaino fotografico la maggior parte delle volte. Ovviamente questo non significa che dovete dotarvi esattamente delle stesse cose, perché ogni fotografo è diverso e ognuno ha le proprie esigenze. Vado a farvi vedere quello che c'è nel mio zaino semplicemente in maniera tale che vi sia di ispirazione. Cominciamo con lo zaino vero e proprio, che come potete vedere non è uno zaino, tanto per cominciare, è una borsa ed è la Nova 190 AW della Low Pro, un brand che personalmente mi piace veramente molto. Fa dei prodotti che secondo me sono veramente molto molto buoni, non che non ce ne siano di altrettanto buoni presso altri brand, però io mi sono sempre trovato molto bene con Low Pro perché ha una vastissima gamma di prodotti e quindi qualunque cosa io debba infilare dentro in una borsa o in uno zaino trovo sempre dal mio rivenditore di fiducia la misura che mi serve. Andiamo a vedere in particolare che cosa c'è dentro questa borsa. Come potete vedere, io normalmente vado sempre, quasi sempre, in giro con Canon EOS 80D con montato il 17-55 mm. Questa è una combinazione che mi piace veramente tanto, è una fotocamera che io considero ibrida, perché con questa fotocamera e con una memory card che in questo momento non c'è perché evidentemente l'ho messa a scaricare qualcosa che avevo fatto, però io tengo una memory card da 128 GB all'interno di questo corpo, per cui all'interno di una sessione sono tranquillone se devo fare sia foto che video, e con questa camera e con questa lente riesco a fare sia foto sia video. Quindi non fa il 4K, non fa l'8K RAW, fa solamente il Full HD, registra però in All High, quindi comunque porta via un po' di spazio, però con 128 GB sono abbastanza tranquillo che se vado a fare una sessione di foto e video industriale piuttosto che still life, piuttosto che ritratto corporate, piuttosto che qualunque altra cosa, con questa accoppiata e con la memory card che utilizzo sono abbastanza tranquillo che mi dura tranquillamente tutto lo shooting. Idem dicasi per la batteria, questa è una batteria che non mi ha mai abbandonato, ci faccio tranquillamente tutta la giornata di shooting senza doverci nemmeno stare a pensare. Questa è una lente che ha un diametro di 77 mm e questo è importante perché ci torneremo più tardi. Proseguiamo e vediamo che normalmente io tengo nel mio zaino la Canon EOS R con il 14-35 che ormai è entrato di diritto all'interno della mia borsa, la porto quasi sempre con me. Non è detto che io la usi sempre perché essendo un grandangolo abbastanza spinto magari non mi serve. Con il 17-55 che è probabilmente il miglior tuttofare che io abbia tutto sommato in termini di versatilità, riesco a fare tutto quello che mi serve. Lo trovo più versatile del 24-70 per full frame perché questa è stabilizzata, e al 55 mm che è un 88 rapportato sul sensore APS-C, quindi è più simile a un 85 mm, per cui io trovo più versatile il 17-55 piuttosto che il 24-70. Se voglio più grandangolo, ecco che ci pensa questa. Questa è una macchina che mi sta piacendo veramente tanto e io l'avevo presa inizialmente per fare video, già con l'idea che prima o poi l'avrei spostata nel reparto foto, cosa che infatti è successa, e gli ho subito abbinato il 14-35 per fare appunto fotografia, soprattutto fotografia di interni. Quindi questa è l'accoppiata che mi porto in giro la maggior parte delle volte. Poi dipende, perché se devo fare altre cose magari mi porto la 7D con il 100 mm macro, magari mi porto la 5D con il 24-105, dipende da cosa devo fare, però questa è la combinazione che utilizzo più spesso in assoluto.
andiamo a frugare nei meandri di questa borsa e vediamo che un altro mio inseparabile compagno di viaggio è questa bellezza qui, che è lo Speedlight 430EX seconda versione, un flash che io vi posso dire ho acquistato credo 10 anni fa, una roba, cioè ce l'ho veramente da tanto tempo. Io questo flash ce l'ho proprio dal mio primo corpo macchina che ho comprato questo flash, e devo dire che funziona ancora, anche se ultimamente sta dando qualche debole segnale di cedimento, nel senso che quando io metto le pile, carico il lampo, faccio partire il lampo, ci mette molto tempo a ricaricarsi, e anche se metto le pile nuove ha un tempo di buffer di ricarica che non è quello giusto, quindi sta perdendo colpi e io ho una gran paura che prima o poi mi abbandoni. È una roba che mi dispiacerebbe veramente tantissimo, anche perché guardatelo, cioè non so se riuscite a vedere bene in ripresa, però questo flash è nuovo praticamente, le cose mie sono nuove, cioè questo è mint condition, non è mai caduto, non ha mai preso un colpo, è pulito, è veramente segni di usura pari a zero praticamente. Avere delle cose che sostanzialmente arrivano alla fine della loro vita semplicemente per usura e non per cadute o per traumi è una cosa che da un lato mi fa contento, perché io la mia roba la tratto bene, la faccio durare il più possibile, però dall'altro un po' mi addolora, perché nonostante io la tratti bene per usura prima o poi mi muore lo stesso. Sto già pensando a con cosa poterlo sostituire, ma finché funziona sarà sempre nella mia borsa, perché è stato un signor compagno di viaggio per 10 anni, se faccio bene i conti, e quindi continuerà a trovare posto nella mia borsa. Un'altra cosa che porto con me molto molto spesso è questo piccolo amico qui. Ho già fatto alcuni video proprio su questo, ve li lascio linkati da qualche parte in card o in descrizione. Questo qui è il trigger di Godox. Adesso mi assicuro che sia spento, perché sennò mi magna tutte le batterie. Ogni tanto lo metto in borsa acceso, devo confessare. Questo qua è il trigger che si attacca sulla hot shoe della fotocamera e serve a sincronizzare tutti i flash Godox che sto utilizzando. Ha un bellissimo display molto grande e una serie di bottoni con cui io posso controllare tutti i miei flash separatamente senza più doverli toccare. Io sto fermo dove voglio e con questo comando tutti i miei flash e sono il signore della luce dentro nel mio studio. È un accessorio che mi piace veramente tanto, perché appunto mi risparmia tantissimo lavoro, mi risparmia di dover usare i fili, e quindi anche questo, ovviamente se porto dietro i flash mi porto il trigger, se so che non ho i flash e lo lascio a casa, cioè va bene tutto, ma portarmi peso per niente anche no. Andiamo a vedere qualche altro accessorio. Qui, come potete vedere, abbiamo una cosa piccola che però è incredibilmente importante. Qui abbiamo l'RC6, che sta per Remote Control 6, credo, sempre di Canon. Questo qui è un telecomando wireless che serve semplicemente per azionare lo scatto, quindi per lo scatto remoto. Nel momento in cui ho la mia fotocamera su cavalletto e sto facendo soprattutto foto di interni, ma anche paesaggio, foto notturna, io lo faccio partire con questo, così non devo toccare la fotocamera, così evito di farla ballare mentre sta sul treppiede. Non succede, il mio treppiede è buono, però metti che c'è un parquet che si muove, metti che il terreno ha una qualsiasi forma di cedimento, è meglio non toccarla. Per cui con questo io faccio partire lo scatto senza toccare la camera, evito questo tipo di problema. Ha anche la sua bellissima custodietta. Lo rimettiamo dentro, e questo è un accessorio che sta sempre nella mia borsa. Addirittura, siccome è piccolo, mi fanno piccoli apposta questi, secondo me, io ne comprai uno anni fa, poi lo persi e quindi lo ricomprai. Poi, siccome sono scemo, l'ho persi di nuovo e quindi io ne ho 3 di questi. Ma non perché ne volevo 3, semplicemente perché non trovandolo mi sono girate le balle e ho detto vabbè, lo ricompro. E adesso me ne ritrovo 3 e sono contento di questa cosa, perché io non ho solo questa borsa, ne ho anche delle altre. Questa qui è la mia borsa principale, quindi oggi parliamo di questa, però io ho uno di questi in ognuna delle mie 3 borse. Quindi qualsiasi borsa io prendo so che non devo controllare, c'è uno di questi dentro, sempre. Altra cosa che non può mancare, i panni per andare a pulire tutte le varie componenti, quindi ce ne sono di chiusi, sigillati per le cose più delicate, e ce n'è uno aperto. Qui ogni tanto diamo una bella spolverata. Questo sta sempre in borsa e quando devo pulire un frontale di una lente o cose del genere, questo qui è sempre lì a portata di mano. Questo mi ricordo che lo acquistai a Roma, perché ero stato a Roma a fare un servizio fotografico e non mi ricordo neanche cos'era successo, mi si era sporcata il frontale di una lente, quindi comprai dal fotoamatore di Roma, comprai questo panno e una soluzione che mi consigliarono loro per andare a pulire bene tutte le lenti, e da allora che lo tengo in borsa fondamentalmente, non lo tolgo mai. Veniamo ora a qualcosa di caruccio, ma di un po' più inusuale.
usuale. In una tasca laterale della mia borsa io tengo sempre questo. Non so se riuscite a apprezzarlo in ripresa. Questo qui è un pannello luminoso che ho vinto, fra l'altro, partecipando a un contest, credo l'anno scorso o forse addirittura l'anno prima, ed è molto carino perché è una... questa qui è la LumCube LC Panel Pro 263 RGB ed è una lucetta abbastanza potente per le dimensioni che ha, ma la cosa veramente bella è che, adesso vi faccio vedere, è che ha la possibilità di variare il colore. Quindi se io vado a... vedete che se io vado a muovere questo cursore, vedete che cambia colore. Quindi io posso tirare fuori un sacco di colori da questo pannello, posso tirare fuori, non dico tutti i colori del mondo, però veramente tanti. Cioè, se voglio più blu, ecco qui il blu, se voglio il blu anche dall'altra parte, ecco fatto. Ha una potenza dimmerabile, ha la temperatura colore regolabile, cioè può fare veramente tante cose. E ha, come vi dicevo, una potenza che non è trascurabile, quindi ci si riescono a fare delle belle cose. Si può usare per fare still life, per fare light painting, si può usare come seconda luce, si può usare come lucetta supplementare per fare video, la si può mettere sulla shoe della fotocamera perché qui c'ha l'attacco, l'attacco gliel'ho messo io, non era incluso, però insomma ci si possono fare tante cose. Quindi quando vado in giro con la mia borsa principale che ha una tasca capiente, la infilo sempre dentro perché non si sa mai, spesso e volentieri la uso per fare qualche effetto di luce o per illuminare qualcosa, o al limite la uso per farmi luce se sto lavorando su una scena buia, perché può servire anche per quello. Passiamo ora a qualche chicca, ma io so che apprezzate queste piccole cose. Qui abbiamo il mio bellissimo, sono molto contento di questo, abbiamo il mio color checker di X-Rite, che è uno dei principali, credo che sia sostanzialmente monopolista di queste cose. Ce ne sono degli altri, però questo è il migliore in assoluto. Questo qui è il cartoncino con i colori che serve per fare l'esposizione. Qui vedete che abbiamo una serie di bianchi, di grigi e di neri che servono per fare l'esposizione, quindi su questa luce principale io vado a fare la mia esposizione, so che è corretta, e poi ho i colori su cui vado a fare il bilanciamento del bianco in post-produzione. Quindi uno strumento molto importante quando si vuole avere un colore accurato, una resa del colore accurato. Questo vale sia per la fotografia sia per il video. Io lo uso in fotografia perché quando faccio magari still life e voglio garantire al mio cliente di avere un'accuratezza sui colori, utilizzo questo, e così so che quando gli consegno le foto faccio la mia correzione colore e avremo il colore più vicino possibile all'originale, con tutte le varie eccezioni del caso, perché poi è evidente che se abbiamo, come spesso mi capita, questa è una cosa che mi capita spesso, se facciamo le foto di sera e abbiamo acceso una lampada incandescenza e poi il mio cliente le foto che gli ho mandato se le guarda in spiaggia il giorno dopo di mattina con la luce diurna, e i colori non gli torneranno, ma per forza non gli torneranno, perché sono due illuminazioni diverse, perché magari le sta guardando su un display che è diverso dal mio. Quindi il colore univoco esiste, ma la resa univoca non esiste, per cui bisogna anche non farsi venire troppo la malattia su queste cose. Altre cose che ormai vengono molto molto spesso con me sono questi due simpatici amici. Io adoro le confezioni e la Urt fa delle confezioni veramente fighe per i filtri, perché queste sono confezioni di metallo. Noi qui abbiamo due simpaticissimi filtri. Questo qui è l'ND64000, quindi un filtro ND variabile che si aziona semplicemente a vite, quindi andando a ruotare si gestisce la quantità di luce che viene fatta passare dal filtro. Questo per me è diventato essenziale dal momento che faccio video, in realtà, perché questo lo uso per gestire l'esposizione durante il video. Come sapete, in fotografia si è un po' più flessibili, mentre nel video, a seconda delle impostazioni, si è un po' più rigidi, perché io magari nel video sto girando a 24 frame al secondo e quindi devo girare a un cinquantesimo di shutter, non posso cambiarlo a mio piacere, così come magari ho anche un diaframma che voglio che sia quello perché magari sto facendo un video estate, quindi voglio un F8, però magari è molto luminoso, quindi non voglio andare sotto l'F8, ed ecco che entra in funzione questo e va a ridurmi la luminosità senza toccare gli altri parametri. Il secondo filtro è sempre di Urt, quindi sempre stessa meravigliosa confezione, ed è un polarizzatore circolare sempre da 77 mm. Per questo vi dicevo che il diametro era importante, perché quando io faccio la mia borsa cerco, nei limiti del possibile, di avere delle lenti con lo stesso diametro, in maniera tale che non devo comprarmi 100.000 filtri, cerco di usare sempre gli stessi. Non li uso sempre, non me li chiedono quasi mai, in realtà li uso più per me stesso che per i clienti i filtri. Però è una roba in più, e quando si riesce a concordare col cliente l'utilizzo dei filtri,
E vengono fuori anche delle belle cose. Vi faccio un esempio: un po' di tempo fa, per un mio cliente ormai abituale, mi reco da lui per fare fotografia industriale in uno stabilimento, quindi si parla di scienze dei materiali, chimica, cose strane che io non capisco, voi probabilmente neanche, ma noi tanto siamo qui per parlare di fotografia. Fondamentalmente il cliente mi chiede: possiamo fare uno scatto con un'esposizione lunga per avere il movimento sfocato, la scia del movimento sfocato di qualcosa, un braccio meccanico, una persona che lavora, qualsiasi cosa? Risposta: sì, possiamo, ma per fartela bene devo usare un filtro ND, perché così abbasso la luminosità ma senza agire sugli altri fattori. Cioè, fate conto che io sono già ISO 100, ho già gli ISO più bassi possibile, quindi non posso abbassarli più di così. Fate conto che io sto già utilizzando magari un F8, non voglio chiudere a F16 perché poi c'è diffrazione, l'immagine diventa morbida, voglio stare a F8. E quindi che cosa faccio? Io devo per forza di cose scattare con 20 secondi di esposizione, perché per fare quella scia di quella cosa che va dal punto A al punto B mi servono 20 secondi. Ho tenuto il tempo con il mio stopwatch, io utilizzo sempre degli orologi cronografi, mi servono anche per prendere il tempo su queste cose, mi misuro il tempo di quello che mi serve con il mio cronografo, così poi so che tempi impostare sulla fotocamera. E quindi so benissimo che mi servono 20 secondi, a quel punto so che col filtro ND riesco a farti quella combinazione. ISO 100, F8, 20 secondi anche in un ambiente abbastanza luminoso, senza non ci riuscirei. Per cui ecco che avere in borsa dei filtri può tornare utile. Io li porto quasi sempre, quel giorno ne avevamo già parlato, quindi sapevo che mi servivano. Capitano delle volte magari che il cliente te lo chiede e tu non li hai portati e dici: porca miseria, ce li avessi avuti avrei potuto tirare fuori un asso e fare anche questa cosa. Ora, senza stare a farvi vedere modelli o cose strane, vi dico anche che l'orologio è una cosa che non è che io metto nella borsa, però, come detto appunto adesso, è una cosa che può servire. Quando si sta facendo un lavoro fotografico, avere un orologio, in particolare avere un cronografo, è una cosa che può servire. Semplicemente perché se io devo fare un'esposizione su una scena che dura un certo amount di tempo, io posso prendere il tempo con il mio cronografo, quindi so esattamente quanto dura quella scena e posso impostare di conseguenza la mia fotocamera per catturarmi tutta la scena in maniera corretta, senza dover fare tentativi. Parimenti, se è una scena dove viene gestita con delle persone invece che con dei macchinari, quindi non è automatizzabile, però io con il mio cronografo posso far partire lo scatto e poi posso contare per la persona che si sta spostando, che sta facendo il movimento, gli posso dire 10, 9, 8, gli faccio il conto alla rovescia, così la persona sa come muoversi e sa con che velocità deve andare dal punto A al punto B. È una cosa da non sottovalutare. Ovviamente senza neanche che io stia a farvelo vedere, dentro nella mia borsa ci sono sempre un paio di memory card di scorta e quando sono bravo e me lo ricordo anche una batteria di scorta, anche se vi dico la verità non l'ho mai usata, in tanti anni mai usato una batteria di scorta, per questo sono molto legato al vecchio sistema reflex e faccio ancora un po' fatica ad ambientarmi con quello mirrorless, perché quello mirrorless ogni tanto ti lascia a piedi, quindi io porto una batteria in più, per ora non mi è ancora mai servita neanche con le mirrorless, però la mirrorless la vedo che è batteria che viene drenata in frettissima e va giù che è una bellezza, quindi ho sempre una batteria in più, ho sempre una memory card in più, non si sa mai, è meglio averla. Bene, a questo punto vi chiedo che cosa ne pensate. Secondo voi manca qualcosa in questo corredo base? Questo è un po' il mio corredo per tutti i giorni. Se non mi chiedono cose strane, mi porto questa roba qui. Voi portereste qualcosa di diverso? Voi portate effettivamente qualcosa di diverso? Fatemelo sapere in un commento. Fatemi sapere se fareste a cambio della vostra strumentazione con la mia. Parliamone, non si sa mai. Vi ricordo ancora di lasciare un like a questo video e di seguire il canale se avete trovato qualcosa di interessante. E io vi do appuntamento al prossimo video.